Siamo pronti per un nuovo viaggio. In questi giorni ti porteremo con noi in tre affascinanti città tedesche. Raggiungeremo Francoforte con Lufthansa per poi spostarci in treno nelle altre città e vedremo come si sta muovendo la compagnia aerea per un volo più sostenibile. All'inizio di luglio 2024, in pieno campionato europeo di calcio, io e la mia famiglia abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile in Germania. Il nostro viaggio è iniziato con un volo Lufthansa, una compagnia all'avanguardia nella sostenibilità e primo gruppo in Europa ad avere un obiettivo di riduzione della CO2 certificato dalla SBTi, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima del 2015. Lufthansa si impegna a ridurre le emissioni di carbonio attraverso diverse iniziative, tra cui l'introduzione del carburante sostenibile SAF per ridurre l'impatto ambientale e l'ammodernamento della flotta con aerei più efficienti dal punto di vista energetico. Ha anche implementato il progetto AeroShark, rivestendo, al momento solo alcuni aerei, con una pellicola ispirata alla pelle degli squali per ridurre l'attrito e il consumo di carburante. Lufthansa collabora inoltre con Deutsche Bahn per il servizio Lufthansa Express Rail, che collega l'aeroporto di Francoforte a 28 stazioni ferroviarie in tutta la Germania. Questo non solo rende il viaggio più comodo, ma riduce anche l'impatto ambientale. Con un unico biglietto puoi combinare treno e aereo, semplificando il processo di prenotazione e rendendo il viaggio più sostenibile. Inoltre, la compagnia offre tariffe green che permettono ai viaggiatori di compensare le emissioni di CO2 anche con progetti ambientali e sociali. Lufthansa non è solo sinonimo di sostenibilità, ma anche di attenzione alle famiglie. Già al momento dell'imbarco, i bambini ricevono piccoli giochi e kit di intrattenimento. Negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera, le famiglie trovano aree giochi dedicate e postazioni automatiche per la consegna del bagaglio. Inoltre, le famiglie con bimbi piccoli possono usufruire dell'imbarco prioritario, rendendo l'esperienza di volo più piacevole per tutti. Dopo un volo confortevole da Roma a Francoforte, abbiamo preso il treno per Colonia grazie al servizio Lufthansa Express Rail. Siamo arrivati a Colonia. A Colonia, la nostra prima tappa è stata l'Ingelthal Petting Zoo, un parco interattivo in cui i bambini si sono divertiti con capre, pecore, anatre e altri animali da fattoria. Abbiamo poi esplorato il centro storico di Colonia, iniziando dalla maestosa cattedrale, un capolavoro gotico dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, in cui è custodita l'arca con i resti dei Re Magi. Il secondo giorno lo abbiamo dedicato al Museo del Cioccolato di Colonia, che abbiamo raggiunto con il Chocolate Express. Lì abbiamo scoperto la storia del cioccolato e assistito alla produzione di deliziose tavolette e di cioccolatini. Il museo offre anche una fabbrica interna dove puoi vedere i maestri cioccolatieri al lavoro e assaggiare il cioccolato appena fatto. Nel pomeriggio ci siamo trasferiti a Coblenza. Eccoci arrivati nella seconda tappa del nostro viaggio, Coblenza. Una città affascinante con un centro storico caratteristico. Nonostante la pioggia, abbiamo esplorato le sue vie strette e i negozi tradizionali, immergendoci nella storia e nella cultura locale. Il terzo giorno abbiamo fatto una crociera sulla Valle del Reno, ammirando castelli medievali, vigneti e pittoreschi villaggi. A Sankt Goarshausen abbiamo visitato il Lorelei Visitor Center e scoperto la leggenda della sirena Lorelei, il cui canto ammaliava i marinai e che, per fuggire dall'ira del padre di un marinaio che perse la vita a causa sua, trovò per sempre riparo nelle acque del fiume. Bellissima la vista dal promontorio di Lorelei e peccato per la pista di bob estiva, chiusa a causa pioggia. Siamo a Francoforte, ultima tappa di questo nostro viaggio in Germania. Il quarto giorno siamo arrivati a Francoforte, una città vibrante con un mix affascinante di modernità e storia. Abbiamo visitato il Rummenberg, la piazza storica principale con i suoi edifici codici, e la Fontana della Giustizia. Il Ruma, il municipio di Francoforte, è un simbolo della città. Lì venivano incoronati gli imperatori del Sacro Romano Impero. Abbiamo poi visitato lo Junges Museo Frankfurt, un museo interattivo perfetto per i bambini, dove possono imparare giocando. Successivamente abbiamo passeggiato lungo le rive del fiume Meno, un'area ricca di prati verdi, piste ciclabili e parchi giochi per bambini, ideale per una giornata all'aria aperta in famiglia. Il nostro viaggio si è concluso con il volo di ritorno da Francoforte a Roma, ancora una volta con Lufthansa. È stato un viaggio che non dimenticheremo mai, reso ancora più speciale dalle iniziative sostenibili e family friendly di Lufthansa.